Bentornati su Manatù. Io sono Spec, questo è Damian. Ciao. E udite, udite, c'è una nuova regola in Commander. E il Damian vi dirà di che cosa si tratta. Esatto, Spec, edizione straordinaria, cambia una regola di Commander. Praticamente sarebbe questa regola che cambia riguardo ai die triggers e gli exile triggers che trovate qua sotto, ve la mettiamo in inglese ma non ve la traduciamo pari pari perché effettivamente è difficile da tradurre, quindi vi spieghiamo effettivamente cosa succede. Praticamente quando il vostro comandante muore o viene esiliato, dopo che succede questa cosa, cioè dopo l'esilio o dopo che vi è messo nel cimitero, potrete decidere di spostarlo nella zona di comando. Ma vi direte voi, ma non è sempre stato così? No, vero Spec? No. Prima, invece di andare in esilio o nel cimitero, il comandante andava direttamente nella zona di comando. Se decidevate di mandarlo in esilio per un motivo X o nel cimitero, andavano effettivamente lì e dopo ci restavano anche, ovvio, cimitero. Voglio rianimarlo, cioè rimetterlo in gioco, esilio, non ne ho la più pallida idea perché doveva andare in esilio. Però comunque le cose sono così. E quindi ci sono state delle piccole modifiche, delle piccole cose che sono cambiate, e per alcuni comandanti invece ci sono state proprio delle cose diverse. Ci sono appunto alcuni comandanti che uno dice, ma non doveva funzionare così, come ad esempio Elenda, The Dusk Rose, che è appunto un vampiro che ha un'abilità nel die, ovviamente una leggenda. Prima di questo cambiamento non poteva funzionare perché dovevi mandarla proprio nel cimitero, poi restava lì, non potevi sfruttare la regola di Commander, cioè di giocarla dalla Commander. Adesso invece puoi fare le tue pedine agevolmente, vero Damian? Sì, esatto, hanno voluto cambiare questa cosa per riuscire effettivamente a permettere a tutti, a dei comandanti che prima non riuscivano a sfruttare appieno le loro potenziali, di sfruttarlo al 100%. Come ha detto Spec, non è l'unico, Elenda, non è l'unica a cambiare, ma ce ne sono tanti altri, Omnath, Child of Alara, anche carte meno conosciute, come ad esempio i draghi di Kamigawa, spesso molto bistrattati per come comandanti, perché inevitabilmente perdevano la parte davvero forte che avevano. Ma ce ne sono anche tanti altri. Matas, dicevi, Spec? Vero, assolutamente sì. Infatti, questo qui è un cambiamento lieve e particolare. È una categoria quasi a parte, perché Matas, ovviamente, il suo die trigger poteva funzionare. Ma col comandante dell'avversario, no. Perché comunque gli mettevi il bounty counter, quando muore, no, va direttamente nel comando. Invece adesso dà la possibilità di guadagnare due punti vita e di pescare la carta. Stesso modo per Glissa, The Traitor, quella verde nera, che appunto ha i media artefatti che fanno cose o comunque uccidono creature, puoi anche uccidere il comandante dell'avversario e hai quel die trigger che ti permette di rimettere l'artefatto in gioco, o comunque rimetterlo in generale, ecco. Esatto, esatto. Ma voi vi starete chiedendo, ma ok, quindi comandanti abbiamo capito, ma quali sono le carte che più cambiano effettivamente il loro effetto in Commander? Abbiamo guardato un po' anche quali sono le carte nelle 99 che cambiano effettivamente il loro modo di essere giocate. Tra queste, inevitabilmente, ce ne sono molte nere, perché il nero inevitabilmente ha molti più effetti di morte che si triggerano. Tra questi ricordiamo gli Aristocrats, di cui prendiamo un esempio uno per tutti, che è Dictate of Erebos. Carta molto molto forte, se riesce a fare un trigger in più col comandante, molto molto bene, ma non ci fermiamo qua. Abbiamo anche una carta che secondo noi sta molto bene nelle 99, anche se è una leggenda, vero Damian? Il tuo amato e adorato Kalitas, che è scritto in un modo assurdo. Se lo fai come comandante non riesci a farci niente, poche parole, però adesso Kalitas riesce ad esiliare il commander dell'avversario, quindi se hai Kalitas dalla tua parte l'avversario non fa gli effetti di morte, perché è per il comandante perlomeno, quindi esatto. Diventa una tassa specifica ma comunque interessante. Sì, perché però prima appunto aveva un wording che non gli permetteva
il comandante praticamente veniva il giocatore sceglieva di mettere il comandante nella zona di comando prima che l'effetto di Caritas si risolvesse. Adesso invece ha un timing che gli permette di risolversi. Però ci sono anche tante altre carte: Skull Clamp, Heirloom Blade, carta un po' dimenticata, ma per i Math Tribal estremamente importante. Sì, finalmente il tuo comandante può essere quello che è e ti fa cercare una creatura di quel tipo lì. Se no, prima era un qualcosa che dava fastidio proprio non poterlo fare. Esatto. Skull Clamp è perfetta adesso perché è davvero molto molto forte. Però ci sono dei piccoli dettagli da non dimenticare, perché tante note positive, ma qualche nota negativa. Bene, parliamo allora di Vanishing Light. Vuoi dire questo, Damian? Sì. Dovete sapere che prima Vanishing Light permetteva di rigiocare, anzi di rimettere in gioco il tuo comandante anche se era stato esiliato. Quindi se distruggevi Vanishing Light con qualsiasi distruggi incantesimo, potevi rigiocare il tuo comandante anche se non l'avevi lasciato sotto, come si fa di solito, appunto all'incantesimo. Adesso questo non si può più fare, non so se è per chiarezza o per non so cosa, però adesso, insomma, o lo metti sotto o non lo metti sotto, però devi avere le tue scelte. Quindi Vanishing Light non fa più quel trick strano, e c'è anche un'altra carta che fa questa cosa un po' particolare, quasi una sottigliezza. Sì, c'è anche le carte come Eerie Interlude, che non è l'unica, è l'unica che citiamo di una famiglia, di quei blink che ti fanno tornare la carta a fine turno, nel senso che prima che tu lo mandassi, tu potevi mandare il comandante nella command zone, e nel caso in cui il trigger di ritorno nelle tue carte col blink di fine turno venisse neutralizzato con un effetto tipo stifle, esatto, permetteva comunque di avere il comandante tranquillo nella command zone, che rimaneva là invece di essere riportato in zona del campo di battaglia. Adesso invece no, tu devi decidere: o lo tengo in esilio e quindi mi fa il mio blink e a fine turno, oppure lo metto in zona di comando, però là ci rimane. Quindi esatto, scegliete voi attentamente se volete esiliarvi da soli il comandante e farvelo mettere in zona di comando, o se volete rischiare con un blink effect da fine turno e rischiare però di vedere il vostro comandante lasciato là. Ciao! Tails End! Esatto. Insomma, come abbiamo detto, una novità piccola, forse non tutti la conoscevate, ma che ha messo tanta carne al fuoco per tante cose diverse. E questo video è fatto principalmente, ricordiamo, in collaborazione con la Poned, perché vi ringraziamo sempre per la collaborazione e per il lavoro insieme. È un cambiamento minimo, ma che comunque da adesso in poi sarà sempre presente in comando. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Mantu. Alla prossima. Ciao.